È per me un gran piacere darvi il benvenuto qui a Villa Grazioli per questa occasione speciale. A nome dell'ambasciatrice Mugilescas, che purtroppo e con suo grande rammarico non è riuscita ad essere qui con noi. Oggi non è soltanto un'occasione per svelare ufficialmente l'elmetto canadese che ci è stato così generosamente donato dal signor Marco Savarese nel 2019, che ringraziamo ancora, ma anche per dare risalto e dimostrare a tutti voi la nostra sincera gratitudine, i nostri cari amici e amiche del Canada. Grazie per la vostra dedizione disinteressata ed il vostro prezioso impegno nel conservare la memoria dei nostri eroi caduti e mantenendo vive le loro storie. È davvero un onore e un privilegio per me essere tra persone con voi che siete appassionati con noi e dediti a riconoscere, celebrare e ricordare i sacrifici fatti dai nostri uomini e donne in divisa. I arrived in Rome last October when COVID pandemic cast most regions in red or yellow zones, significantly restricting our movements. Soon after my arrival, the ambassador and I contemplated how we were going to commemorate our fallen for Remembrance Day. We reached out to you, our friends, and it was only through your help and support that we were able to have a wreath placed in 22 of 41 Commonwealth War Graves Commission cemeteries throughout Italy, from Majuro, Sicily to Milan, where almost 6,000 Canadian soldiers lay to rest. As we look at this helmet, reflecting upon the horrors and harrowing scenes of some of the fiercest fightings, the losses and adversity, it represents the selfless acts of our soldiers. For their love of their nation, their family, for their brothers in arms, and those they served, they place themselves in harm's way. Most have received little to no recognition for their valor. Many are simply a name engraved on a marker, and far too many are only known unto God. They were countrymen, friends, fathers, brothers, and sons. And because of you, our friends, they will never and not be forgotten. Les instruments de guerre ont un rôle à jouer dans la préservation de la paix. Et pourtant, cette vérité doit coexister avec un autre. Quelle que soit sa justification, la guerre engendre une tragédie humaine. Le courage et le sacrifice du soldat qui exprime son attachement à la patrie, à la cause et aux camarades doivent toujours être honorés. Mais la guerre elle-même n'est jamais glorieuse et nous ne devons jamais l'acclamer comme telle. As the rumbling noise of the battlefield and the cries of men dying grow more silent with each passing of our veterans, we the living must now carry the burden of ensuring that our children and our children's children never forget our past. That they understand the high price of peace and security and remain vigilant in protecting it. La convinzione che la pace sia auspicabile raramente sufficiente per raggiungerla. La pace richiede responsabilità. La pace comporta sacrificio, motivo per cui ogni anno onoriamo i nostri eroi caduti a coloro che tornano a casa dalle missioni. Li onoriamo non come artifici di guerra, ma come portatori di pace.
Il n'y a rien de plus important que de transmettre la sagesse et les leçons apprises de notre passé à nos jeunes générations pour être sûrs qu'elles puissent bénéficier de ces informations, comprendre les erreurs que nous avons commises et les aider ainsi à maintenir et à garantir la paix et la prospérité. Through the tragedies of war has grown one of the closest and most lasting relationships between Canadians and Italians. The strength of these ties has been evident over the years and continue to prosper. It is heartwarming to know that thanks to Friends of Canada, the torch will remain lit as you remain steadfast in keeping the stories of our fallen heroes alive and enlightening future generations on the price of peace, so that they too will one day understand the importance to carry this torch. Grazie, amici e amiche del Canada. Now I'd like to pass the podium to Mr. Alex Fiegler, who many of you know, to introduce the book of Italian Friends and Canadian Veterans. Thank you. Grazie. Lieto di vederti tutti qui, cari amici nostri, amici italiani dei veterani canadesi. Mia moglie voleva essere con voi oggi, però per una ragione personale del mio suocero che stava molto malato e è morto ieri, ha dovuto rimanere in Canada e solo verrà settimana prossima. Però lei voleva stare con voi oggi e dire alcune parole che mi ha scritto e io leggerò le parole che mi ha mandato per voi. Questo libro, this book, is rather thin today, but this is the beginning, questo è il principio. This book tells the story of a friendship that was forged in war and which has blossomed in peacetime. Questo libro è un omaggio alle donne e agli uomini italiani che hanno conservato la memoria del coraggio e del sacrificio dei soldati canadesi giunti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Questi amici del Canada hanno volontariamente offerto il loro tempo per mantenere viva la fiamma raccontando le storie degli 95.000 canadesi che hanno lasciato le loro case per venire in Italia e combattere per la libertà e dei quasi 6.000 che non sono mai ritornati in Canada. Le mort riposano un 41 cimetière a travers l'Italia, de Syracuse e Aguirre in Sicilia, a Bari, Cassino, Ortona, Ancona, Gradara, Coriano, Cesena, Ravenna, Villanova, e aussi dans le nord, jusqu'à Milan e Udine. Some are alone, are the lone Canadians in cemeteries, like in Verano and the American cemetery in Florence, but others are joined by 1,356 other compatriots, as they are in the Moro River Canadian War Cemetery. In queste città e in tante altre, le storie del loro coraggio e della loro umanità sono ricordate nelle tante lapidi e memoriali, musei e piazze e libri che questi amici italiani hanno dedicato in loro onore. In this book are the stories of many friends of Canadian veterans who have taken up the torch to both honor the memory of our soldiers and to remind us and future generations of the need to remain ever vigilant in preserving the peace and the values of freedom which were won at such a high cost. Today, oggi facciamo la prima entrata in questo libro di amicizia. Abbiamo onorato a Marco Savarese, che ci ha donato questo bello elmo. Gli chiederò dopo di dire una parola, però la prima pagina è là. Però voi tutti che siete qui siete considerati i nostri carissimi amici che avete aiutato tanto a preservare la memoria dei caduti canadesi e ci saranno pagine nel futuro, nei prossimi mesi che daranno onore a tanti di voi che siete qui, come Angela Arnone, Sandra Sigra Manovazzi, Rosalia Fantoni, Mariangela Rondinelli, Enrico Tedesco, Gianni Blasi, Rosalba Scifo, Marisa Di Carlo, Emilia Ferraro, Alessandro Campagna e altri che non sono venuti con noi. Mia moglie mi ha chiesto
di dirvi a tutti come tanto speciale ha sito vostra amicizia per lei. And to tell you that your love of Canada has enriched us and my time here in Italy. Thank you, friends, and speriamo che ci vediamo a presto. Vi ringrazio per questo invito. Non ho scritto nulla perché voglio essere il più sincero possibile e penso che proprio per questo dall'ambasciatrice e da suo marito sono stato apprezzato. E questa storia inizia più di 75 anni fa e io non c'ero, come molti di voi non c'erano. E noi, in base ai ricordi e racconti dei nostri parenti, nonni, sappiamo quello che è successo, sappiamo che siamo stati non liberati, siamo stati salvati da qualcosa che oggi non ci rendiamo forse conto, non sappiamo bene cosa sia anche la democrazia, libertà. Quando parliamo di queste cose relativamente forse sappiamo davvero, abbiamo appieno conoscenza della parola. Io tempo fa ho donato questo elmo che proviene dalla campagna d'Italia, è un elmo canadese che racconta una storia che è di 95.000 soldati, non di uno solo. Noi non sappiamo di chi sia, di chi lo indossava, se è vissuto, se è tornato a casa. Sappiamo solo che è stato un gesto di sacrificio a loro, partire volontari, attraversare un oceano, venire qui e salvare noi. Io ringrazio tutti voi, ringrazio l'ambasciatrice, purtroppo oggi non c'è. So cosa vuol dire, insomma, la situazione che adesso cosa prova lei. Purtroppo ho perso mio padre a 50 anni, aveva 50 anni e io alcuni anni fa insieme a degli amici abbiamo eretto un monumento a Pofi, nel mio paese, dedicato ai soldati canadesi ma anche a mio padre, perché anche grazie a lui, anche grazie ai miei nonni, apprezzo lo sforzo bellico umano del Canada verso di noi. E io non ho altre parole, vi ringrazio. Ringrazio anche i miei amici, Roberto Molle, Alessandro Campagna, che mi è stato sempre vicino, e Emilia Ferraro, la mia ragazza, la mia famiglia, perché c'è bisogno di sostegno, di aiuto, bisogna essere anche compresi in queste cose, perché noi lo facciamo, io lo faccio perlomeno come tanti di voi, in maniera spassionata e pura passione per la storia, per il ricordo, eternamente grato al Canada. Grazie. Association Battaglia di Cassino is a center of study and research located in Cassino, and since 20 years we are cooperating with institutions in Italy or abroad related to the battles of Cassino, as we feel a strong sense of gratitude as our communities feel our families, personally, we were involved in the liberation coming by the Allies, but in particular by the Canadian Army, in the area of the actual province of Frosinone. There is Professor Gianni Blasi, Marco Savarese has just spoken. There is some mutual line connecting all of us, is the fact that we are families, we are descendants of people liberated by Canadian Army in Italy. Not only, our province, the province of Frosinone, saw a great immigration to Canada since the early 50s after the war, when it was possible to move to Canada. So there is a series of opportunities which were given by Canadians. And we cooperated with the embassy, with the previous defense attachés in the past, and
we can say that we are friends of the Canadian Army, and we cooperated several times, and was such a reason of pride for us as we'll be again. And we are sorry for the missing today of the Ambassador Bugeliskis. We are very sorry for her. So we would love to have her today here, but we can ask Alex to may receive just a sign of gratitude and friendship between. So this plaque dedicated to the ambassador. You can read, please. Vi ringrazio enormemente. Io sono Chris Burton, sono l'incaricato d'affari mentre sta assente l'ambasciatrice, purtroppo. Ma ci siamo conosciuti già in Cassino, eccetera. Vi voglio ringraziare enormemente da parte dell'ambasciata e anche dell'ambasciatrice per questo. Dice: "We hereby express our appreciation to Her Excellency Alexandra Bugeliskis, Ambassador of Canada to the Republic of Italy, in recognition of and with the deepest thanks and gratitude for her generous support to the activities of the Associazione Battaglia di Cassino, Centro Studi e Ricerche, Cassino, 15th of October 2021. Vi ringrazio.